Zanni, a proposito del piano Mattei, insomma, è una cornice per adesso. Ma a mio avviso due sono i punti importanti di questa iniziativa. Il primo è il metodo che va cambiato. Noi non ci rendiamo conto di quanti fondi tramite bilancio europeo, che poi sono comunque ancora soldi nostri, e i bilanci nazionali mettiamo nella cooperazione con i paesi terzi, soprattutto con l'Africa, e l'inefficienza di questi fondi. Perché? Perché il sistema di gestione è un sistema estremamente complesso, poco coordinato, con tantissimi livelli decisionali e operativi. Alla fine, davvero l'efficienza di questi fondi, che sono tanti, già è ridotta all'osso. Quindi il primo pregio di questo piano e di questo approccio voluto dal governo è quello di fare ordine nei rapporti e nella strategia di cooperazione con i paesi africani.